Batte forte il cuore bianconero in tutti i sensi. Grazie alla grande partecipazione ieri sera a Regina Palace di Stresa per la prima edizione del Gran Galà organizzato dallo Juventus Club Mottarone e dallo Juventus Club Malpensa, sono stati raccolti complessivamente 14.000 euro destinati alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro. La prima edizione del premio Cuore Bianconero è andata a Fabio Paratici, l'uomo che ha reso possibile l'impossibile, portando Cristiano Ronaldo alla Juventus e dimostrando delle capacità da uomo mercato straordinarie. Insieme a lui, a Stresa, il numero uno della Juventus, Andrea Agnelli, applauditissimo dai tifosi in sala, uomo cruciale nel progetto di una Juve sempre più internazionale, con idee rivoluzionarie e moderne. Tante le domande sul futuro di Allegri e sul mercato, ma i massimi vertici del club più amato d'Italia hanno preferito glissare, godendosi in tranquillità e serenità una serata speciale, magistralmente organizzata da Livio Maggi. Avevo un sogno nel cassetto per fare questa manifestazione, che non è solo, è un inizio, che vogliamo fare un legame con la Fondazione di Candiolo. E sono contento, ringrazio tutti i partecipanti, gli sponsor che ci hanno dato ancora una mano per fare questa manifestazione. Diversi gli sponsor che hanno reso possibile l'evento, tra questi il patron del Gozzano, Alberto Allesina. Questa sera un premio, un riconoscimento anche da parte dei tifosi juventini. Si sente onorato? Molto onorato, perché diciamo che questa serata qua è importante per noi del Cusio, perché è l'unica che c'è, dove vanno rispettato, diciamo, i veri giocatori, a parte che danno una grande soddisfazione ai loro tifosi, però siamo l'unica squadra che fa delle cose veramente da ammirare. E il Gozzano Calcio? L'anno prossimo penso che cambieremo moltissimo, perché adesso sappiamo come funziona il mistero. A parte che hanno fatto giocare squadre che non dovevano giocare, perché non avevano pagato l'iscrizione e via discorrendo, e lì per noi è andata bene perché abbiamo avuto dei punti che non c'erano. Però non è giocare il calcio per me.